amici di Fano TV, bentrovati. In questo speciale parleremo di valenza ambientale delle coltivazioni a basso impatto per un'Italia, ma soprattutto per la nostra bellissima regione, più pulita e più rispettosa dell'ambiente. Parliamo di valenza ambientale nelle coltivazioni a basso impatto, un'esigenza non solo italiana ma anche europea. Sì, diciamo che l'Europa con le sue politiche agricole si è imposta uno degli obiettivi credo più importanti dal punto di vista ambientale, che è quello di raggiungere entro il 2030 il 25% della SAU, ovvero superficie agricola utilizzabile in Europa in agricoltura biologica. Da questo punto di vista l'Italia rispetto al resto d'Europa non è messa molto male, nel senso che siamo messi bene, e in particolare le Marche, che recentemente ha anche realizzato il distretto biologico marchigiano, diciamo. Quindi noi ci troviamo preparati, però allo stesso tempo questo obiettivo imporrà al mondo agricolo di fare dei cambiamenti rivoluzionari. Questa politica la tocchiamo con mano questi giorni, dove siamo a ridosso della scadenza della PAC e dove gli agricoltori che si trovano a fare le domande si trovano ad affrontare delle sfide importanti nelle tematiche degli ecoschemi. Gli ecoschemi che saranno la base della PAC e quindi delle politiche agricole comunitarie che sono il primo pilastro, diciamo, dell'agricoltura. Abbiamo parlato di distretto del biologico e l'agricoltura biologica ha come base la coltivazione a basso impatto. Esatto, è evidente che chi fa agricoltura biologica deve rispettare un disciplinare e all'interno di quel disciplinare le coltivazioni a basso impatto sono, come dire, la base, quindi l'ABC. Però c'è da dire che anche chi non farà agricoltura biologica, quindi quelle aziende che stanno al di fuori di quel 25%, no, obiettivo europeo, dovranno comunque in maniera diretta o indiretta rispettare la lotta integrata. La lotta integrata in particolare la troviamo in due aspetti. Il primo è quello legato all'ecoschema, nel senso che ci sono due ecoschemi legati alla politica agricola comunitaria che avranno bisogno, per chi li rispetta, di seguire la lotta integrata. Poi c'è la lotta integrata, diciamo, facoltativa, ovvero per chi aderisce al secondo pilastro, che è il piano di sviluppo rurale. Nel secondo pilastro ci sono delle misure specifiche che vengono proprio pagate direttamente, si chiamano aiuti a superficie, e verranno destinati a quelle aziende agricole che rispetteranno il disciplinare e in maniera anche controllata, tant'è che chi lo rispetta poi sarà anche certificato con una sigla che si chiama SQNP. Cosa prevede la normativa sia europea che nazionale in merito a coltivazioni a basso impatto? La normativa prevede delle regole generali che sono legate alle tecniche di coltivazione, quindi rotazioni, rispetto di, diciamo, lavorazioni minime e quant'altro. E poi abbiamo un rispetto di alcune schede culturali specifiche nelle quali troviamo i principi attivi che si possono utilizzare, quanti trattamenti si possono fare per ogni singola cultura. Quindi è importante anche far capire a chi ci ascolta che l'agricoltura biologica ha dei suoi limiti ben definiti da un disciplinare europeo, che praticamente vietano in maniera assoluta l'utilizzo di prodotti chimici di sintesi. Invece la lotta integrata ammette l'uso di alcuni principi, ma ne ammette solo di alcuni prodotti, quindi non di tutti, e anche quei prodotti che ammette li ammette con dei numero di trattamenti e di diciamo numero di principi attivi molto limitato e controllato da queste schede, appunto, che sono fornite dalla normativa regionale che recepisce un po' quella nazionale. Quali vantaggi hanno portato le normative? Allora, nell'arco di 10 anni dobbiamo dire che la normativa europea ha fatto sì che abbiamo visto una riduzione del 50% dei prodotti, chiamiamoli tossici, pericolosi per l'ambiente e per la salute degli operatori e delle persone che utilizzano i prodotti. E in questi anni un altro 20% dei prodotti attualmente in mercato sono in una fase di, diciamo, sospensione, quindi in fase di sostituzione. Questo significa che da qui a qualche anno in agricoltura si utilizzeranno prodotti sempre meno tossici,
ripeto, per l'operatore in primis, ma anche poi per il consumatore, e i prodotti che si potranno utilizzare saranno anche prodotti, diciamo, con un basso impatto ambientale. L'altra cosa importante che la normativa ha portato è che ha praticamente limitato l'uso di questi prodotti in certi luoghi, mantenendo delle distanze anche importanti da fossi, fiumi, si parla di 5-10 metri minimo, e distanze che diventano addirittura di 50-100 metri quando parliamo di luoghi diciamo sensibili, come possono essere le scuole, i parchi pubblici o gli ospedali. Possiamo quindi aspettarci in futuro un'Europa, ma soprattutto un'Italia più pulita e più rispettosa dell'ambiente? Sicuramente sì, perché tutte le politiche vanno in quella direzione. Ho già detto il discorso del 25% del biologico come obiettivo per il 2030, e dall'altra parte gli ecoschemi che sono stati introdotti nella PAC sicuramente faranno sì che tutte quelle aziende che vorranno percepire quel qualcosina in più dovranno poi impegnarsi a rispettare quelle regole che ho detto, quindi lotta integrata, basso impatto e anche biologico. Quando parliamo di aumentare o diversificare le colture, che cosa si intende? Allora, si intende ovviamente cercare di sostituire quella che oggi è un po' la rotazione tipo delle Marche, no? Pensate al grano di girasole, per capirsi, con rotazioni più lunghe, dove quindi il grano magari ritorna sullo stesso appezzamento dopo non 2 anni, ma dopo 3-4 anni. E nel mentre che non abbiamo il grano, oltre al girasole, coltivare colture leguminose, quindi come un favino oppure l'erba medica se ci si riesce. Quindi la diversificazione significa far sì che la stessa cultura ritorni sullo stesso appezzamento dopo diversi anni. Questo è uno dei sistemi, diciamo, che intendevo tra le modifiche dell'agricoltura. Poi sicuramente la reintroduzione dell'erba medica per cicli di 4-5 anni, che poi possono essere, diciamo, rotti con coltivazioni di cereali anche per 2-3 anni di fila, ma poi con un ritorno di erba medica. Anche queste sono tutte soluzioni che permetteranno di migliorare la sostanza organica nel terreno. Il nostro speciale termina qui, abbiamo parlato di coltivazioni a basso impatto per rendere i nostri territori più puliti e più sostenibili.